Eccoci, siamo tornati a grande richiesta con la bandana. Ecco. Sembri, sai che fai, sai, scappi, no, mi ricordi, perché mi ricordi Berlusconi quando uscirono in quelle foto a Arcore che vero. Se mi segue la bandana bianca. È vero, almeno qualcosa sto fazzoletto serve, no? Oltre che le tue caccole. Insomma, siamo tornati, volevamo trovare una location adeguata per questa recensione, ma... Il sushi è adeguato, si parla sì, di mare. Sì, ma non l'abbiamo trovata, per cui niente, ce la facciamo camminando. Comunque adesso mi levo sto fazzoletto da coglione dalla testa perché la gente mi sta cominciando a guardare male. Insomma, cosa abbiamo visto quest'oggi? Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar. Cazzato nero sta, anzi verde. Pirati dei Caraibi, veramente figo. Ennesimo capitolo della sega, della, anzi volevo dire della saga dei pirati. Questo deve essere un bel film. E quindi io direi che è veramente carino, sì sì, bello, consigliato, sì, sì. E ovviamente con il finale che non vi sveleremo, ma tanto vi diciamo, ecco, vi diciamo la lo vediamo, che ne faranno sicuramente un altro, perché comunque è finito bene, diciamo, finché incassa bene. Così tanto. E quindi niente, Pirati quindi, dei Caraibi, consigliato, locandino. C'è anche Johnny Depp comunque, se non lo sapevate, sempre... c'è anche Johnny Depp, anche se poi alla fine Jeffrey sono meglio Rush, io. Si chiama come me, vedi? E niente, il mio collega Johnny Depp che cerca di imitarmi in tutti i modi, ma non ci riesce e mai no. Ci riuscirà. Peccato. Pirati dei Caraibi. Yeah. Che andiamo a fare adesso? A mangiare il sushi dei Caraibi. Ciao.